L'elefano viene di notte con le scarpe tutte rotte. Il vestito è la pane, viva viva la befana! Ciao stelline, io sono Ryan e lui è Ryan. E insieme siamo le stelline! E se non sei diventata una stellina ancora, è ora di farla adesso. Diventate anche voi una stellina, iscrivetevi al nostro canale, diventiamo una famiglia grandissima! Allora, si avvicina la festa della Befana. Vi vorrei chiedere a voi, Ryan e Ryan, a tutte le stelline che ci seguono, qual è la vostra calza preferita che vorreste ricevere dalla Befana? Io quella dei miei contrattempi. Io lo sapevo già. Tu, Ryan? Io quella delle carte Pokémon. Sì, di Pokémon. Quella della Pokémon. Ryan desidera quella, la calza dei Pokémon. Ryan ha quella dei miei contro te. Stellina, avete visto la calza dei miei contro te? È gigante così. Ha detto pure che c'è tanta roba dentro la. Tante sorprese. Ryan, io ho pensato una cosa. Se riceverai quella di me contro te dalla Befana, io non lo so. Lo sa solo la signora Befana. E te, Ryan, quella dei Pokémon. Io ho deciso una cosa. Cosa? Ho preparato una cosa molto creativa per voi. Anziché chiedere la Befana la calza di me contro te o di Pokémon, ma guardate qua, lo potete realizzare da soli. E la calza della Befana tutta bianca, insieme con i colori, praticamente lo potete colorare come volete e lo potete personalizzare. Uno può scrivere calza dei me contro te, Pokémon, Ryan, l'uomo contro te. Oppure il proprio nome. Vi piace questa idea? Sì, anche se la Befana non può realizzare i sogni, noi ce l'avremmo lo stesso. Allora, le calze sono vuote però. Decide la Befana dopo se riempie di cioccolatini oppure di carbone. Dipende come siete stati in questo anno. Come l'ho stata, mamma? Secondo me, Ryana a scuola brava, con le maestre brava, a casa brava, un po' disordinata. Però, cara Befana, dai, chiudiamoci un occhio. Diciamo che è stata sempre brava. Invece Ryan, educato, gentile, bravo a scuola, bravo a casa. E un po' quando mangia il suo piatto, a volte non ha voglia di portarla dal tavolo. Però, cara Befana, chiudiamo un occhio. Sono stati bravi tutti e due. Allora, cominciamo a personalizzare. Le nostre calze. Ma si colora veramente? Sì, questi sono colori speciali che poi non si lavano. Se no, potevamo prendere i nostri pennarelli, ma non va bene. Perché questi qua non si sporca e non si lava. Sono colori speciali. Ci sono soltanto tre, perché qua ci servono soltanto questi colori. Rosso, marrone e giallo per le stelline. Siete voi! Ma non a caso abbiamo scelto queste qua. Le stelline devono avere le calze con delle stelle. Personalizzate. Personalizzate. Stelline, io questo lo coloro bene perché ci siete voi. Guardate. Sta prendendo forma, mi piace. A me tanto mi piace il mio, ma quello di lei non sta venendo tanto bello. È bellissima, sì. Mi piace la maglia non tutta colorata, i vestiti così, mi piacciono. Posso dare un consiglio? Ti consiglio che le corna della renna le lassi bianche, perché viene bellissimo. E stelline! Famo finta che sono coperti dalla neve. Sì. Pure esistono delle renne senza le corna marroni. Esisto. Ti manca poco, Ryan? Ah, ho voglia. Anche a Ryan manca quasi poco, no?
Secondo voi, stelline, queste calze vengono riempite di carbone o di cioccolatini? Cosa ne pensate? Hashtag cioccolatini, hashtag carbone sui commenti. Stelline, decidete voi. O carbone o cioccolatini? Qualcuno ha finito di colorare? Forse io. Fammi vedere. Ecco il risultato. Raggiriamo così, Ryan. Complimenti. Mi piace. Adesso lo dobbiamo personalizzare con i nostri nomi. Adesso venite a vedere il mio. Ryan, ti manca un braccio? Devi finire? Sì, il braccio di questo. Devi finire la maglia. Intanto colore la piccola rena. Rudolf. Rudolf. Ryan lo sta per personalizzare. È difficile scrivere sul tessuto, però tu hai scritto benissimo. Complimenti, Ryan. Questa è la calza personalizzata del nostro Ryan. Sì, stelline. Ho deciso di far pure delle decorazioni sul mio nome. Prendiamo un altro colore, tipo il giallo. Indovinate cosa ci faccio? Le stelline. Cara nostra principessa, hai finito? Non so che dire, quasi. Quasi. Hai personalizzato anche con la nome Diana. E ci sta quasi per finire. Ma Ryan, dove sta? Eccomi, sto giocando con la mia palla. Tu non sai che urlo ho fatto. Ti sei annoiato perché? Ad aspettare? Sì. Ah beh, allora è andato a giocare col pallone. Ok. Stelline, ho fatto un'altra decorazione. Vedete questi puntini? Sono le stelle, come te. Ho capito, hai fatto tutti i puntini gialli, le stelle, bellissima. Le stelle ci piacciono. Le stelle comete, ovviamente. Ma quando finisci, Ryana? Finito? Infatti, te volevo chiedere, ma quando finisci, Ryana? Ecco, stelline. 1, 2, 3, risultato finale, bellissima. La cosa che mi è piaciuta di più è il nome, perché guarda, ho fatto Ryana, però l'ho fatto vicino alle stelline. Tipo la R vicino a una stella grande, Ryana, qui volevo fare la A, però dopo ho fatto spazio a Ryana, con una stella in mezzo tra A e N. Bella idea, andiamo a posizionarlo vicino al cammino. Caro mio padre, il nostro lavoro è pronto. Ma sia buona per questo anno, perché l'altro anno ti hai fatto divertire molto. Ci avevi dato un carbone dolce, ci avevi dato altri dolci. Ci siamo divertiti tanto. Questo anno, ti prego, non il carbone. Perché Ryana e Ryan sono stati bravi tutto l'anno. Tu il carbone dell'anno scorso è stato buono. Il carbone è... E mettiamolo. Mettiamolo qua. Allora, questo calcetto qua aspetta la Befana che arriva.